raddoppio dei termini, da che anno partire per il calcolo della volontaria disclosure? Finalmente è stato licenziato dal Consiglio dei Ministri il decreto legislativo che chiarisce gli ultimi dubbi sulla volontaria disclosure, il tema controverso del raddoppio dei termini di accertamento. Buongiorno, sono Enzo Caputo con SwissBankingLawyers.com. Il contribuente italiano era infatti in attesa di capire quanti e quali fossero gli anni da considerare per pagare imposte, sanzioni e interessi. Il dubbio riguardava gli anni accertabili da contemplare nel caso di illeciti fiscali penalmente rilevanti. Nella legge sulla volontaria disclosure, nella circolare dell'Agenzia delle Entrate del 13 marzo 2015 avevano chiarito il dubbio, tanto da indurre molti contribuenti italiani ad aspettare fino all'ultimo, con il rischio perciò di ritrovarsi a presentare la domanda di collaborazione volontaria a ridosso della scadenza ultima del 30 settembre. Sulla base della legge delega, il governo ha finalmente apportato le modifiche che forniscono le certezze che in molti aspettavano. Ma cosa è una legge delega? È un atto con il quale il Parlamento autorizza il governo a legiferare evitando di dover sottostare all'iter parlamentare, con un notevole risparmio di tempo. Per farlo basta un parere delle commissioni finanze del Senato e della Camera. Dopo questo parere il decreto torna al Consiglio dei Ministri che, dopo averlo approvato, lo invia al Presidente della Repubblica per la promulgazione. Cosa chiarisce il decreto? Il decreto chiarisce definitivamente che, in caso al contribuente venga contestato un reato tributario, il raddoppio dei termini potrà avvenire se e solo se l'avviso di tale reato venga inviato alla Procura della Repubblica entro e non oltre dei termini ben precisi, cioè quelli ordinari per l'accertamento. Quali sono i termini di accertamento? 4 anni per illeciti consistenti in dichiarazione infedele, cioè il contribuente ha sbagliato volutamente la dichiarazione dei redditi. 5 anni per illeciti dovuti a omessa dichiarazione, cioè la dichiarazione non è stata proprio presentata. In pratica, se l'amministrazione finanziaria rileva un reato a tempo, 4 o 5 anni a seconda dei casi per procedere alla denuncia. Se lo facesse dopo, il raddoppio non scatterebbe. Le cose quindi con il decreto sono ormai definite. Gli anni soggetti ad accertamento tributario da considerare per chi aderisce alla voluntary disclosure per attività sempre detenute in paesi non blacklist partiranno dal 2009 al 2013 per le sanzioni da monitoraggio. Invece, dal 2010 al 2013 in caso di dichiarazione infedele. Dal 2009 al 2013 nei casi di omessa dichiarazione. In conclusione, solo su questi anni e non sugli anni precedenti calcoleremo imposte, sanzioni e interessi. Se anche tu hai un conto all'estero da regolarizzare, non rimanere passivo. Non ti puoi più permettere di fare errori ora. Prendi in mano il telefono oggi stesso. Usa una linea neutrale, magari quella di un hotel, e chiama subito il numero 00417979044444 e fissa un appuntamento con me a Zurigo, qui, lontano da occhi e orecchie indiscrete. Ti ringrazio per il tempo che mi hai dedicato e ti auguro una buona giornata.